Invece abbiamo degli altri effetti che sono un po' più evidenti. In questo momento tutta la rete sismica dice che c'è un disturbo sismico planetario globale. E è come se la Terra in qualche modo si stesse muovendo. Cioè la Terra è un organismo come noi, respira e si stesse muovendo in maniera impercettibile, altrimenti noi sentiremo che succede qualcosa. E questo si stabilizza con, si comincia a stabilire con dei picchi di questa impercettibilità, per esempio, due settimane fa erano più precisi, un terremoto del terzo grado a scala. Del secondo e otto scala Mercalli, e poi noi sappiamo che oltre al Vesuvio e anche il Megrelli, tutta questa zona che è altamente sismica, al centro del corso dinamico di Napoli c'è un vulcano sommerso che ha un'estensione di 70 km di lunghezza. Quindi è tutta una zona che si sta in qualche modo muovendo. Non dobbiamo avere paura perché tutto questo può avvenire tra milioni di anni, però qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta cambiando, come la coscienza individuale delle persone sta cambiando, anche la coscienza collettiva sta cambiando, ma anche il pianeta sta cambiando perché siamo sottoposti a questo tipo di informazioni. E dobbiamo dire una cosa fondamentale, che da un po' di anni, dallo tsunami che c'è stato in Indonesia, eccetera, eccetera, la televisione e tutti i media parlano sempre di mega tsunami, mega quake, cioè terremoto, cioè parlano come, non parlano di un piccolo terremoto, cioè se voi vi ricordate, no, terremoto in Friuli, quinto grado, sesto grado, sembrava chissà che, adesso 7 grado, 8 grado, 9, 8 grado, quindi che cosa sta a significare questo? Che c'è? No? Che i mass media stanno preparando la gente a qualche cosa. I mass media, soprattutto qui in Italia, c'è una copertura del 90%, cioè noi non sappiamo quello che succede realmente nel resto del mondo, perché c'è una copertura, perché le stanze stanno in mano a chi vuole loro, però se voi andate su internet e vedete, sia CNN sia altri gruppi di cose, eccetera, eccetera, voi accorgete che ci fanno un sacco di altre cose importanti, superiori dalle forme di Belen, al polso di Belen o di Corona o del calciatore del momento. Però diciamo noi siamo attenti a quello che dice Bossi, eccetera, eccetera. Siamo un po' vincolati da questo tipo di informazioni che diciamo effettivamente è una controinformazione, cioè un'informazione che serve a non dare informazioni reali. Però a noi questo ci interessa perché quello che ci interessa è capire quello che ci succede, sviluppare la percezione, sviluppare l'intuizione, sviluppare per esempio diciamo la passione del mercato, ovviamente capisco che questa mozzarella mi vuole far male o no, questo è il punto fondamentale della situazione. Questo è l'uso della nostra intuizione per adesso, poi darsi sarà complicato tra un po'. E noi vediamo che in Cile c'è stato il terremoto anche un po' di anni fa, questa è stata però la settimana scorsa, 6,5, in Indonesia 5,8, di assestamento. Cioè, quindi abbiamo soprattutto in quello che si chiama l'anello di fuoco, cioè che è tutta la zona Indonesia, Giappone, Australia e America, nel Pacifico, si chiama il famoso anello di fuoco, cioè abbiamo una recrudescenza di molti terremoti. E quindi diciamo qualcosa sta succedendo. Io non ho risposte, sto solo dicendo che qualcosa sta succedendo, andiamo a vedere avanti, ce n'è un altro, proprio pochi giorni fa, 8,6 a vicino Sumatra. Poi c'è stata la scossa dell'assestamento che è stata 9,2, che è stata più corta. Allora dicevo, ma noi siamo qui, che ci interessa? Io vabbè, quello è il solito discorso che non ha senso perché adesso sta lì, poi domani sta dall'altra parte. Quindi che vogliamo dire? Che la radiazione solare, alcuni dicono, la radiazione solare con i suoi neutrini,
impatta nel nucleo ferroso della Terra e crea delle modificazioni per cui poi il nucleo ferroso si surriscalda e vengono i terremoti. Beh, scientificamente questo non l'ha mai provato nessuno, non è mai in grado di provarlo nessuno, però di fatto noi dobbiamo vedere che ci sono degli effetti, no? È un po' come la scatola nera, dobbiamo capire. Non sappiamo se ha fatto il pilota, l'atmosfera, eccetera, però da quello che succede dobbiamo cercare di capire quello che quello che può stare, quello che avviene, no? Allora, per esempio, facendo il discorso della Massaia, diciamo, io non andrei a vivere in quella zona lì perché mi sembra che una volta c'è stato Krakatoa, però dopo 300 anni c'è stata, 1000 anni c'è stata Santorini, e dopo altri 1000 anni c'è stata quella del Golfo del Messico, cioè i terremoti una volta erano molto forti, però distanziati di centinaia e centinaia di anni, no? O anche di 10-20 anni. Qui si parla da una settimana all'altra che stiamo in questa situazione. Questa è un'altra scossa di sellamento, sempre in questa settimana, 8.8 nel mare, e là lì davanti, la stellina. Però qual è il problema di queste scosse del sestamento? Dice, come mai che lì non fanno uno tsunami? Perché più o meno le due fasce tettoniche scivolano una sull'altra e quindi di fatto quello che succede è che c'è uno slittamento, non c'è una frattura o un buco che si apre e crea una voragine in cui l'acqua va via o viene spinta fuori. Ma in California, il golfo della California, 6.9, sì, io vi sto parlando di qualcosa che io ho scaricato sia dal nostro blog che da altri blog una settimana fa, in questa settimana prima di venire, perché cerco di fare vedere le cose come stanno nel qui e ora, non nel quello che possiamo aspettarci nei prossimi anni. Quindi anche dall'altra parte, perché è sempre il triangolo del fuoco, c'è questo. Quindi sta avvenendo qualcosa. In Messico 7.9, c'è stato 2-3 settimane fa, questa è una specie di ferrovia che va fatto così. Allora, mentre tutto questo, già sui giornali, non pare, è tutto perfetto. Per noi è così, noi non abbiamo bisogno. Nel Messico poi ci sono state tante altre di assestamento e anche in Colo. Ma ecco qua. Che esplode in Ecuador questo vulcano. E questo è successo 3 giorni fa. Sono dei vulcani che stanno esplodendo, che sono grandi, 5.000, 7.000 metri, cioè cose grandi, non come il Vesuvio, che è comunque grande, ma è di piccole dimensioni. Stiamo parlando di grandi vulcani che cominciano a muoversi. Allora, ci sono i terremoti, ci sono le aurore boreali, c'è questo, no? E c'è tutto questo tipo di comportamento. Oh, anche l'Etna quest'anno ha fatto la 7ª eruzione dell'anno, ma stiamo a aprile, no? Ma voi l'avete avuto? No, non c'è scritto niente, è tutto coperto. Perché? Perché dice questo fa male la popolazione, la popolazione si spaventa, compra le corriste, compra il campo, per passare sulle montagne. Non lo so perché non lo fanno, però in fondo noi abbiamo detto, ah, questo è il nostro pianeta, perché non devo sapere le cose che succedono. Ma io non ho risposte, no? Tutti questi che dicono adesso che avviene il mondo, tutte queste persone, sicuramente, tutti quelli che più durano la lotta sono le persone che... cioè quelli che hanno bisogno di indurre la paura agli altri, oppure che vogliono spiegarli dopo agli altri, sono persone un po'... come ti dice, la prendere un po' come mole. Io mi faccio dei visiti, non ho risposte, poi ognuno pensa, perché io confido che i neurologi hanno tutti. Poi se uno li ha messi in pensione in sala hobby, vabbè, insomma, la televisione, vabbè, così, insomma, ognuno dei suoi neurologi fa quello che prende più volontà, proprio. Quindi il problema di avere paura, di dare paura è un sistema, usiamo qui un discorso di considerazioni familiari, è un sistema in cui più noi abbiamo paura e più noi ci impegniamo di capire come stanno realmente le cose. È come se la paura è un ottimo sistema per evitare di vedere le cose come stanno realmente. Quindi uno invece dice, no, aspetta, fammi informare, poi adesso questi sono 2012, calcolate che sul 2012
C'è stata un'industria, hanno fatto 12 film, 12, adesso non li so tutti a memoria, ma uno è Ritorno al futuro con Cage, poi un altro è 2012, poi ne hanno fatti 12 e l'industria cinematografica italiana ha fatto un sacco di soldi. Normalmente, e questo è chiaro, no? Che c'è gente che è pronta a fare i soldi subito, per cui ci stanno le Madonnine da vendere, il Madonnaro, quindi non è che è una cosa nuova, però ci dobbiamo calcolare che c'è, se un'industria cinematografica come quella di Hollywood, con gli effetti speciali, eccetera, eccetera, non costa nulla, fa una cosa del genere, è perché va bene così, ma allo stesso tempo induce la paura. Tutti quelli che inducono la paura non aiutano le persone a crescere e vogliono tenere sotto in attesa che dopo gli diano la chiave per uscire dalla benedizione, dalla paura. Mi è venuta questa parola, benedizione, questo lapsus, e forse è come se uno per uscire dalla paura ha bisogno di una benedizione di qualcun altro, ma io penso che l'unica benedizione che noi possiamo avere è dai nostri genitori. Perché da quelli noi prendiamo la vita, tutto il resto diventa un po' così, un po', non lo so, adesso non voglio parlare, stiamo parlando di questo, andiamo avanti. Però ecco, andando avanti nel vedere le cose che possono creare paura, vediamo che in Colombia il Nevado Ruiz, che è uno, lo vedete quanto è grande, siamo sui 5.000 metri, lì c'è esploso tanti anni fa e ha fatto migliaia di morti. Ma il problema è che quando questi esplodono, fanno come quello con nome impronunciabile dell'Islanda, bloccano le mie aeree, i collegamenti, la terra non si può più coltivare perché c'è tutto questo manto di cenere per decine di chilometri, no? Quindi sta succedendo qualcosa, ma noi siamo tranquillamente all'oscuro, la sera vediamo il dono Vespa e ci mettiamo la Questa era dei Caraibi, quindi uno pensava che c'era dei Caraibi, e invece questo ha fatto 15 giorni fa, ha fatto questa esplosione di Sidre fino a 7 km di altezza. Così tutti quelli che vivono in maniera ricca ai Caraibi sono stati inceneriti e non hanno potuto cenere tanto. E vabbè, però noi andiamo avanti. Però prima di questo, io voglio farvi vedere un esplosione di un questo è il popolo del carter che è in Messi. Guatemala e che è esploso. Messi. Qui siamo da tipo da 20 km di altezza. Quindi c'è un vulcanismo in questo momento molto, molto, molto attivo. Dopo pochi minuti, però è carino vedere che quando lui dà le esplosioni, evidentemente la terra trema da qualche parte, questo povero camion fa un po' così. Vedete? Siamo vivo a 30 km. Grande vedere. Queste sono esplosioni di un'eruzione di cenere rapidi, non di quelle ferie, però ha importanza eccetera, diciamo che è meglio andare a Gardaland perché almeno uno passa un pomeriggio più divertente. Non so, voglio dire, se diamo sul tetto antropomorfo la terra, cioè diciamo la terra si sta vendicando di tutto quello che ha fatto l'uomo, lo propongo Gardaland, cioè Gardaland è proprio perché uno deve. Cioè, non è vero che tutto quello che succede è perché uno deve in qualche modo, c'è una colpa, c'è un peccato, c'è un meridiano, per favore,
se esiste un Dio dell'universo, questo qui sicuramente non vuole che i suoi figli siano male, c'era pure scritto sul Vangelo da qualche parte, e cioè tutte queste punizioni, secondo me, sono un po' anche come le regole, no? Queste punizioni in qualche modo sono giuste per chi le vuole fare, cioè chi le dice che le deve fare, perché lo facesse. Non so se mi spiego, nel senso che non dobbiamo trovare sempre una causa effetto di tutte le cose accadono indipendentemente dal nostro comportamento, cioè non c'è, le cose accadono perché devono accadere. Io direi una cosa più intelligente, non perché la dico io, le cose accadono perché in qualche modo siamo costretti a sviluppare nuove strategie per capire come risolvere i problemi. Questo è possibile. È come se il genere umano si deve in qualche modo come dire, elevare, no? Ci abbiamo avuto il cancro, adesso abbiamo trovato i sistemi per curarlo, naturali, anime, biologici, come volete. Però andiamo avanti, no? Ci abbiamo trovato la tubercolosi, qualcuno ha trovato la penicillina. È come se ecco, la coscienza scientifica e collettiva deve trovare in qualche modo, scientifica e individuale e collettiva, deve trovare in modo qualche risposta. Effettivamente la Terra ha dei dissesti geologici, qui in California c'è un sinkhole, significa che a un certo punto compaiono improvvisamente delle voragini, questo è un supermercato che è cascato dentro a un buco profondo, a una voragine larga tipo 30-40 metri, profonda 100 metri, non si sa che è successo. Però tutto questo accade in tante altre parti del mondo. Questa, ad esempio, è una strada dell'Utah che da una parte c'è avuto una frana, ma da una parte c'è avuto una faglia che si è aperta. Ma parliamo di qualcosa come 12 km di strada che sono stati come tagliati nel loro percorso. Poi andiamo oltre. Questo è un sinkhole in Svezia, di proporzioni, come vedete, guardate gli alberi, e lì tutta una specie di altipiano è crollato dentro questo spazio. Quindi sono cose interessanti, perché la netta terra sta modificando qualche cosa, eccetera, eccetera.